Ieri ho chiamato Benigni, una fiction. E sapete che mi ha detto Benigni sulle conclusioni che vi devo tenere? Lì i ragazzi che avevano rumoreggiato e non avevano ascoltato niente prima, hanno cominciato, vedi? Una banalità. Ho citato Benigni e allora dice, Benigni mi ha detto, se vuoi parlare di metafisica e farlo concretamente, devi cantare a questi giovani la canzone di Noemi, Vuoto a perdere. Ve la ricordate? Erano ragazzi e gliel'ho cantillata, lì è stato, ma è venuto così, mica gliel'ho cantillata, sono un'altra da me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata questa senza neanche accorgermene, ora sono qui che guardo, che mi guardo crescere la mia cellulite, le mie nuove consapevolezze, mentre che io la cantillavo loro la cantavano pure, quindi eravamo entrati in sintonia. E io ho detto, vedete che la metafisica che Aristotele definisce, no? Metafisica, ha a che fare addirittura con Sanremo. E ho detto, chi ha vinto il Festival di Sanremo quest'anno? Era il 2013. L'aveva vinto Mengoni con la canzone L'Essenziale. E dice, l'essenziale. L'essenziale è un termine della metafisica. Che cos'è l'essenza? E dice, l'essenza è ciò per cui una cosa è quella che è. Sentite. L'essenza è ciò per cui una cosa è quella che è, ma noi che ce ne frega dell'essenza? Ma se tu vuoi sapere, mi sono rivolto ai ragazzi, che la tua ragazza ti ama davvero e tu ami la tua ragazza, e vuoi sapere qual è l'essenza dell'amore, qual è la verità dell'amore? Perché come dice Mengoni, non accetterò un altro errore di valutazione, l'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero vuote, stupide. Ti amo, sei l'amore mio, Sara, sei tutta la mia vita. E che è questa? Sono chiacchiere, parole, errori di valutazione. Cos'è l'amore? Cos'è l'amore? Dici, io ti amo. Quando tu dici ti amo a una persona, vuoi stabilire con lei una relazione per la quale doneresti la vita. Se tu per questa persona non doneresti la vita, non la ami, è inutile che glielo dici. Ebbene, sti ragazzi tra una cantillazione e l'altra mi hanno ascoltato per mezz'ora e cantavano con me, erano divertiti e mi pare che se ne siano andati con il messaggio che io ho voluto dare, che ho concluso con un'altra canzone che aveva vinto l'anno prima il Festival di Sanremo, di Vecchioni, il quale dice, credi in quest'umanità, anche restasse un solo uomo, chiamami solo amore, chiamami sempre amore, perché noi siamo amore. Hai capito dov'è il cristianesimo? Il cristianesimo, voi lo potete mettere da parte finché volete, ma il cristianesimo è dentro le fibre più profonde di un'umanità che vuole amare e vuole essere amata. Perciò un grande filosofo, padre del nichilismo contemporaneo, Friedrich Nietzsche, che era addirittura un anticristo e ha scritto proprio un libretto, L'Anticristo, diceva, guardate, che per togliere il cristianesimo dalla cultura noi dovremmo cominciare a scrivere diversamente, a togliere i punti, virgola e il punto interrogativo, perché il cristianesimo è dentro, no? Il modo stesso, noi scriviamo, mi spiego, e allora il grande messaggio che si può dare, si deve continuare a dare. Certo, ci dispiace che i nostri ragazzi non vengono più in chiesa, ma ci dispiace non perché le chiese sono vuote, ci dispiace perché primo, noi preti non riusciamo a far capire che le chiese sono uno spazio di educazione umano all'umanità bella e buona di Gesù, no? Ma ci dispiace profondamente perché questi qui che non vengono in chiesa, grazie anche ai soldi dei genitori e soprattutto delle nonne, perché anche quelli che hanno genitori con pochi soldi, però perlomeno la nonna ce l'hanno che prende la pensione, capito? E quindi questi ragazzi sono nelle braccia di Narciso dell'ipermercato e quindi scelgono
un'umanità.